Nel turno infrasettimanale di Serie D, valido per la dodicesima giornata di andata, al Martoni è sfida tra la seconda e la terza forza della classifica. Il Monterosi recupera Farasca in extremis e lancia il neo arrivato Juici dal primo minuto dopo il gol di Fregeni al debutto. Nella Nusei in campo l'ex Nannini, mentre in panchina gli altri due ex della giornata, Quadrana e Ragusa. La squadra di Mariotti parte forte con due conclusioni nel giro di 3 minuti, quella di Mastrantonio al primo fuori di poco e quella di Gerevini al terzo che impegna la Gorga alla parata. Al minuto 11 il Monterosi trova la via della rete, ma Gerevini viene pescato in posizione di fuorigioco. Al 17esimo altra rete annullata al Monterosi, taglio eccezionale di Mastrantonio per l'inserimento di Rasi che trafigge la Gorga, decisione molto discutibile quella adottata da Pascariello di Lecce. Solo una squadra in campo nei primi 20 minuti in questa prima parte di gara. Al 19esimo percussione di Juici fermato in uscita dalla Gorga. Al minuto 21 questa volta è Lanusei a vedersi alzare la bandierina del fuorigioco al gol di Congiu sugli sviluppi di una punizione di De Montis. Al 34esimo grande occasione per il Monterosi, taglio orizzontale di Gabbianelli per Noman che manca clamorosamente l'impatto con la sfera. Finisce a reti bianche un primo tempo gradevole tra Monterosi e Lanusei. La ripresa ricomincia ancora con un dubbio episodio arbitrale sull'azione di Gabbianelli, viene atterrato in area Gerevini, la palla scivola a Mastrantonio la cui conclusione viene neutralizzata dall'estremo difensore del Lanusei. Il vantaggio però del Monterosi arriva appena un minuto dopo ed ancora l'italo-albanese Ador Juici, già decisivo al debutto 3 giorni fa a Fregene. Con un sinistro fulminante brucia la Gorga e fa 1-0. Reazione Lanusei con Sicari che al 16esimo impegna Frasca alla parata a terra. 23 minuti della ripresa, bello scambio tra Gabbianelli e Juici che serve Noman, il destro del numero 9 biancorosso viene deviato in angolo. Alla mezz'ora l'episodio che fa discutere, Monterosi rimane in 10 per un fallo da ultimo uomo di Gasperini su Sicari. Sull'insidiosa punizione di Ladu però Frasca è bravo a respingere. Mariotti corre ai ripari con 4 cambi nel giro di 2 minuti. Valentini, Giannetti, Proia e Pellacani prendono il posto di Gabbianelli, Juici, Gerevini e Francescangeli. Al 37esimo brivido per i padroni di casa, ma il tiro dell'attaccante sardo sfiora il palo. Nei 5 minuti di recupero Lanusei prova l'assedio finale, ma l'area di rigore è terra di Valerio Frasca. Il Monterosi porta a casa il 7º risultato utile consecutivo, che vale la vetta della classifica con 26 punti al pari del Trastevere.